Ciao ragazzi, sono Sofia. È luglio e... Stavo dando dei messaggi subliminari. Cosa stai dicendo? Se leggi il linguaggio delle labbra capirai che ti ho trollato. Sigla! Benissimo, oh. Io non so cosa stiamo per andare a guardare. Come tutti i lunedì, lunedì una bellissima premium. Stiamo facendo molto meno premium perché selezioniamo molto di più le persone che ci scrivono. Abbiamo cani e poi ci... Poi c'era questa cosa dell'invasione delle premium. Nessuno gli dà, poi noi gli dai più valore. Esatto. Non puoi sapere. Quindi qual è noi spingiamo valore. Anche l'underground. Sì. Oltre all'underground, quello famoso. Sì. Quando vengono qua i vari 16 bar piuttosto che. Come? Sì. Non riesco mai a dirlo. Benissimo. Però abbiamo anche i Malacalle. Oh, Malacalle. Malacarne? Malacarne l'hai preparata? Buono. Domani c'è la grigliata e io non ci sono. Io griglio già da oggi fino a domani, non stop. Non stop. Non stop. Grigliata, non stop. Produzione Vasili. Vasili. Una trascia. Mi sa che non c'è neanche un italiano. Sì, Vasili, ne ho fatti 100 kg. Che cazzo. Popolari russe rivisitate. Allora, dai. Sorry Mami. Oh, qualità video molto molto figa. Ah, Giuseppe Joseph. Grande Joseph. Anche il Don. Don. Cosa? Oh, ma ho vomitato. Ma cos'è sto vomitazzo che si dico? Sì, però parti. Ma mi scuso se no, non studiavo. Lui era Vazzi Gang, eh? Scusa, se non hai mai. Ma mi scusa, t'hai asciugato, niente prima. Bella. A me non piace però. Le punchline sono fighe, ma... Però musica... Soprattutto sto ritornello, signor. Ma quando comincia? Ma o è sorda la mamma o l'Alzheimer, quindi deve continuare. Massimo! Questa è una strofantiera. C'è anche Mr. Flame. Sì. Solo di lei, sì, mamma è forse. Ma qua ha fatto il conto in tasca, comunque ci sta. Ok. Cos'è che sfondo? Brutto ritornello. È assurdo. Non gli veniva le rime nel ritornello. No. Musicalmente non mi piace per un cazzo. Cosa si mangia? Le alcaline? Energia. Sì. Dice energy drink. Ma quindi è una crew, ho capito. Ho capito. Però sto ritornello è una merda, sì, in realtà. No. Certo. Amo mia madre, come amo sui soldi, come amo le donne, come amo le strade. Esco tipo un nonno. Beh, sei amico tuo, questo è frato. Sì, è frato, non è. L'ultimo pezzo di pane, ma tu non sei mio amico. Oh, non sei mio amico, sai. Lasciami un chilo se sei mio amico. Se sei mio amico, se sei mio amico, lasciami un chilo, lasciami un chilo. Te ne ha lasciati di chili comunque, è un botto d'amici. È frato, non lascialo stare. Non va fino alla fine, del mani mani, vero? Mani 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 mani, pugni in faccia. Dai, c'è uno che sembra che ci corre ma non lo è. Sì. Serve darti l'allegria, credo. Sarà il produttore. Non è bello questo mezzo scratch strano? No. A me piace. Speriamo che dicano che abbiamo scherzato alla fine. Aspetta un attimo. No. F. Fevens. Artisti. Comunque sono artisti. Che comunque. Tutti artisti, sì. Che bello il logo. Noi era molto emo. Noi cuciniamo per te. Infatti mi sembrava il logo di una mia amica che aveva un negozio del genere. Vendeva delle minchiate. Figo. Ragazzi, allora, no, figo no. No, figo il logo, figo solo logo. Figo il logo, logo allora, finale. Io vorrei leggere il testo però, perché c'erano delle cose fiche. Sì, vediamo se fiche, c'è fiche, fiche. Allora, a parte, mentre lui cerca il testo, ma com'è che tutti sti malandrini ci vogliono bene alla mamma? Cos'è? Sfere basta, Gali, hanno fatto scuola. È il racconto di un legame intoccabile, di un amore incondizionato, il racconto di una storia di strada, di un sogno, il racconto del vero, dedicata alla madre di Vasili. Okay. Ok, già cambia completamente il mood della canzone perché l'abbiamo vista in modo cazzone all'inizio, in realtà adesso come adesso leggendo questo, quindi si parla di una dedica post mortem, credo, ecco punto. Perché mi fido solo di lei, questa lei che è poi la cosa più importante. È molto interessante il ragazzo che diceva ora mia sorella ha un figlio e si rende conto che è la cosa più importante, ti porterò in giro soltanto se farò successo, wow, wow, wow. Successo wow, wow, wow. Allora è figa perché l'hip hop è anche questo, no? Le canzoni in memoria. Non solo quando muore un primo, sì. Brown o un Ernia, che magari domani muore Ernia. Sì, una merda. Eh? Schiacciato dalla fregnezza. Aiuto, sono troppo freddo.
oppure lo specchio esplode per invidia. Bello. E gli arriva uno nell'occhio. Comunque no, è figo il concetto. Il concetto, musicalmente non mi è piaciuto però. Musicalmente perché? Per, a parte il ritornello che era un obbrobrio. Che comunque la cosa più cosa ti colpisce in una canzone? Sì, i pugni del ritornello. Se non mi, il catch del ritornello. Il catch non mi ha colpito. Catch no, non è a catch. Era abbastanza catch. Patatine col catch. Ritornello non è catch. Era catch ritornello. Musicalmente la base, ok, no, la base. Trappona come va adesso? A te piacerti il gangsta trap, a me mi fa a cagare. A me piaceva, no, solo quella mezzo scratch. Ma non c'era mezzo bene. Scratch, c'era un... E il vomitazzo di Nito. Quello, il vomitazzo mi piaceva. Perché era punk. England punk. Vomitaccio. Catch. Ma voi vedete in inglese? Ma che c'è già Clara, grazie a essere italiano. Poi quello si chiama Vasili. Vasili. Ma Fratmo che si mangia gli alcalini. Ah, Fratmo è la cosa più bella del video. Dai, lasciami un chilo. Hai visto? La prossima volta dire lasciami un chilo, Cal. Così almeno. Ti sparo che so cazzi tuoi. Ma va che mi spara. Satira, satira. Allora io vi inviterei ad ascoltarlo il pezzo, perché in realtà magari, cioè a me queste sonorità non piacciono, però. No, però è figo. Il testo dice, è figo, quindi... Senza Valenciaga, tu non vali nada, cioè, erano cose abbastanza vendo mirato, coca sì. Ma non Pippo Coca. Che una bella merda. Comunque, come disse una volta qualcuno che non possiamo fare il nome, io assolutamente non mi drogo, però sono pro allo spaccio. L'hanno detto in tanti questa durante cosa. Durante una festa fatidica dove tu stavi ubriaco merda, Federica ha fatto vedere una cosa. Ah, lì e quella persona che non si può nominare che era lì quella festa. Va bene, raga, senza infamarcela troppo. Sennò... ho detto troppe cose. Nell'ambiente della malavita Fada è conosciuto come Chip Chip. Come Chip Tune io sono. Chip Tune. fa culo, okay. Ciao, andate sotto. Dai. Qua c'è il link del video, andatevelo a vedere. Malacalle, vai. Vai.